Il potere del mare e del cielo deve aiutare i nostri campioni, Golgadeth! Furia del mare, spazzi via questa corruzione! Dona la tua forza a questi mortali, fratello! Nessuna speranza, solo dolore, dolore. Il tempo risponde solo a me, distruttore. È l'unica forza capace di contenere la tua furia. Agramar, dona la tua forza a questi mortali, fratello!
Dopo tutto ciò che abbiamo passato, non deve finire così! C'è ancora speranza, sommo padre. La scintilla di questi mortali è ancora vivida. Sorgete, campioni! Combattete per salvare il vostro mondo! Avete agito bene, mortali. È tempo. Dobbiamo recuperare le forze. Andate! Tornate a casa, figli di Azeroth! Illidan, abbiamo fatto tutto il possibile. Ogni scelta, ogni sacrificio mi ha condotto a questo momento. A scontrarmi con lui un'altra volta. Tu non intendi venire con noi? Il cacciatore non è nulla senza la caccia. Non avevi previsto questo destino, profeta? Profeta? La nostra salvezza non è mai dipesa dal destino. Che la luce sia con te, Illidan Gran Tempesta. Fratello, la tua crociata è finita! Thank you.
ti unirai alla nostra causa? Non tutti i vagabondi si sono perduti. Rimarremo uniti. Cammina nella luce. Buona giornata a te. Non perdere la fede. Nel momento in cui la via per Argus venne aperta, nell'istante in cui il mio sguardo si posò sul mondo natale della Legione, sapevo che non sarei più tornato. Affronterò il mio destino, ovunque esso conduca. Ma prima ho lasciato degli affari in sospeso, vecchie ferite che vorrei sanare. La conoscenza questo è potere. Cristallo tutto contiene due messaggi. Uno è per mio fratello Malfurion, l'altro per Tyrande. Ti affido il compito di consegnarli in mia vece. Dopo che avranno ascoltato le mie parole, lascia il cristallo in cima al monte Hyjal, sulle sponde del Pozzo dell'Eternità. Hai assistito agli echi del mio passato. Ora ho bisogno del tuo aiuto per risolvere le mie ultime questioni in sospeso.